Si è svegliata con un bilancio pesante che è arrivato proprio pochi minuti fa, il bilancio è di 1.400 feriti, nella maggior parte sono feriti in codice verde, cioè persone che sono state anche medicate sul posto perché avevano dei tagli o semplici escoriazioni, però ci sono anche 8 feriti in codice rosso, di questi due sono particolarmente gravi, uno purtroppo è un bambino di 7 anni e mezzo che è ricoverato qui all'ospedale infantile Regina Margherita. E da ieri sera, da quando è stato di fatto schiacciato dalle altre persone che correvano prese dal panico. Lui ha un trauma toracico e un trauma cranico, in questo momento è intubato e in coma, le sue condizioni sono gravi, così come sono gravi le condizioni di una ragazza dell'età di circa 25 anni che ha anche lei subito questo trauma toracico per lo schiacciamento dovuto ad altre persone che hanno di fatto corso su di lei in questa folle fuga, una fuga che, dicevi, forse è stata originata dallo scoppio di un petardo, da un altro rumore, questo non è ancora chiaro. Di certo ha ceduto una transenna al lato, sul lato sinistro di questo maxischermo. In piazza c'erano 30.000 persone, in piazza San Carlo, a guardare la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Il cedimento di questa transenna ha causato certamente un rumore, certamente panico. Da lì tante persone hanno cominciato a correre, molte non sapevano nemmeno perché stavano correndo, solo perché stavano vedendo altre persone correre. C'è qualcuno che ha gridato anche una bomba, un attentato. Si sono rincorse in pochissimi secondi delle voci che hanno aumentato ancora di più il panico che già era tanto, le persone hanno iniziato a correre nella direzione opposta rispetto a quella dalla quale hanno ascoltato, sentito questo rumore, e tra l'altro sono state diverse anche delle ringhiere che recingevano l'ingresso ad uno degli ingressi ai garage sotterranei, ai parcheggi sotterranei di Piazza San Carlo. Lì sono cadute molte persone, lì sono quelli che si sono fatti più male proprio appunto nella caduta, e tanti hanno iniziato a correre attraverso le vie laterali, molti si sono feriti a causa delle bottiglie di vetro, tante bottiglie di vetro che non sarebbero potute entrare in Piazza San Carlo, invece sono state portate. Anche su questo c'è polemica e da lì comunque ne è scaturito il panico. Noi abbiamo raccolto anche delle testimonianze di tifosi che stavano ascoltando, che stavano vedendo lì la partita. Ad un certo punto hanno iniziato a correre, come vi dicevo, non sapendo nemmeno loro il perché, ma solo colti dal panico. Ascoltiamoli. Io ho sentito solo tre spari, no, perché cioè due, perché ho visto un marasma totale, ho visto persone che scappavano, 15 persone mi sono salite sopra, sono scappato in un via, sono andato in un bar. Ora, se è una persona che ha sparato a salve, ecco, io spero lo massacrino, cioè, scusate, però, nel senso... Ma io lo so che non è Io so che è sangue, ma non è il mio. Gente portata in ambulanza, gente portata in ambulanza dall'altra parte, e mi dico che è stato un petardo. Ora, a me mi dite che è stato un petardo, io cerco la mia ragazza da 30 cazzo di minuti, vengo dall'altra parte di Torino, ed è stato un petardo. Ora, dimmi quale petardo fa un casino del genere. Per quanti gente può cadere e prendere vetri? Non è stato, non può essere un petardo. Sono anche state arrestate due persone dai carabinieri durante la notte per sciacallaggio, persone che in Piazza San Carlo cercavano di appropriarsi di oggetti che non erano loro. Per tutta la notte tutte le persone, tutti i tifosi che erano lì hanno cercato di ritrovare i loro zaini, le loro scarpe che hanno lasciato, abbandonato proprio in questa folle corsa, sono rimaste aperte per tutta la notte anche le caserme nelle quali si sono recati anche i tifosi che volevano avere informazioni, che non trovavano magari gli amici con cui erano arrivati in Piazza San Carlo, perché a Torino ieri tante persone da tutta Italia sono arrivate per vedere insieme questa partita appunto in Piazza San Carlo davanti a questo maxi schermo.